Buongiorno, sento tutti, è stato un educatore. Sono lieta di presentare in generale questa nuova mobile. Parleremo di tenteremo degli argomenti delle patologie importanti, molto importanti per i lavori, ma soprattutto anche difficili approcci. Pertanto temo sicuramente il rumore di sentire quelli che sono quelli e l'approccio integrale dal punto di vista ovviamente terapeutico di patologie che hanno quindi dell'unità operativa di patologia. Grazie per l'invito. Credo sia necessario fare un piccola premessa di tipo patofisiologico, come percepiamo fondamentalmente il dolore parte prima di tutto con l'attivazione delle sostanze endogene, che succede sostanzialmente attraverso l'interazione dei terminali nervosi che sono appunto i nocicettori posti a livello periferico a fianco a quelli che sono i meccanici. La terminazione nervosa sente il dolore, noi abbiamo dei recettori cutanei di due tipi, quelli connessi alle fibre A delta e quelli connessi alle fibre C, e poi abbiamo quelli che sono collegati invece con gli organi viscerali, che si distinguono a loro volta in primo tipo ad alta soglia e secondo tipo a bassa soglia. L'interazione in sostanza di qualunque situazione che debba determinare appunto l'attivazione di questi nocicettori permette quindi il primo passaggio, che è quello appunto dell'attivazione. E qui parte la prima scarica, quindi la trasmissione periferica del dolore dalla periferia al primo neurone, che è sostanzialmente nelle corde posteriori del midollo. A quel punto il segnale comincia a salire dalle corde dorsali midollari. Anche qui abbiamo sostanzialmente un paio di tipologie di neuroni, quelli nocicettivi appunto specifici che rispondono alle fibre di cui parlavamo prima, alfa, delta e C, e poi ci sono alcuni ad ampio range binarico, e il segnale sale fino all'ipotalamo. Lì, a livello dell'ipotalamo, mediato soprattutto da sostanze come il glutamato e l'aspartame, si ha la trasmissione definitiva alle aree della corteccia centrale, laddove sostanzialmente il sintomo periferico viene processato, e a quel punto si è completata la fase di conduzione. Il dolore, questo permettiamolo, ha una funzione difensiva. Sostanzialmente io sto toccando il fuoco, percepisco la presenza, diciamo, attraverso lo stimolo doloroso, e opero il riflesso di allontanare la mano. Quindi il dolore dovrebbe essere sostanzialmente una percezione fugace, comunque limitata nel tempo, finalizzata appunto a un effetto protettivo sul corpo. Da lì parte ovviamente la risposta, cosiddetta modulazione del dolore verso le vie discendenti, che implicano la sostanza grigia del corpo posteriore midollo con le terminali di 1, 2, 3, 4 e 4 di Rexed, e la messa in gioco di alcuni neuromediatori, la serotonina a livello centrale, le encefaline, le endorfine
la nocicettina a livello appunto midollare, il GABA e la glicina. Queste sono, diciamo, le sostanze che a loro volta agiscono con dei recettori mu, delta e kappa, che sono poi quelli che determinano la analgesia. Ora, questo è quello che dovrebbe succedere fisiologicamente. Possono verificarsi delle alterazioni. Le alterazioni possono essere legate al fatto che lo stimolo algogeno periferico non viene rimosso, quindi sostanzialmente la percezione del dolore continua oltre una soglia che mediamente è quella dei 6 mesi, oppure perché ci sono delle alterazioni lungo questa catena del dolore di cui abbiamo parlato. E succedono sostanzialmente due fenomeni. Il primo può essere che uno stimolo, per esempio uno stimolo meccanocettivo, che non dovrebbe essere uno stimolo doloroso, finisce con coinvolgere invece il nocicettore, quindi uno stimolo che non dovrebbe essere doloroso viene percepito come doloroso. Questa è quella che si definisce allodinia. Viceversa, può succedere che uno stimolo che sì dovrebbe stimolare i nocicettori, quindi dovrebbe dare una sintomatologia dolorosa a bassa intensità, venga invece percepita come dolorosa molto di più di quanto non dovrebbe essere. Questa si chiama iperalgesia. Allodinia e iperalgesia sono i sintomi chiave di quello che si chiama dolore reumatico. Poi vedete la curva normale dell'intensità del dolore che necessita che lo stimolo algogeno raggiunga una determinata soglia e che abbia determinate caratteristiche. Se non ha le caratteristiche che deve avere, si parla di allodinia. Se ha un'intensità più bassa di quella che dovrebbe avere, si parla di iperalgesia. Come dicevo, la soglia Walsh-Morris, quella dei 6 mesi, chiaramente noi possiamo anche evocarlo il dolore neuropatico attraverso una stimolazione che può essere o nocicettiva o meccanocettiva, termica o meccanica. Quindi sostanzialmente il dolore neuropatico, quindi questo dolore determinato da un'alterazione della via di trasmissione del dolore, può avere caratteristiche continuative, per esempio parlerà di bruciore, di fornitolite, di malessere, di un dolore indefinito che non sa sostanzialmente localizzare e definire, spesso migrante, traffittivo, oppure può avere delle caratteristiche parossistiche, cioè le chicche lancinanti, generalmente definite più che altro come scosse, come cruciori, crampi violenti, che possono, come ho detto, essere anche stimolati da un punto di vista meccanico o termico. Quindi, quando avete un paziente in ambulatorio che vi parla sostanzialmente di dolori apparentemente spontanei, di dolori con caratteristiche appunto anomale e soprattutto non vi sa definire una serie, ma parla di un dolore abbastanza indistinto e parlando fondamentalmente di formicolio, bruciore, scossa, queste sono le caratteristiche, diciamo, cliniche che permettono di individuare quello che è un dolore di tipo neuropatico. Ora, il dolore di tipo neuropatico, quando la stimolazione dolorosa supera la soglia appunto dei sei mesi e quindi il sistema nervoso centralizza il dolore, cioè vorrebbe dire si altera proprio la plasticità di questa via del dolore, quindi i neuroni sensitivi a livello delle corde midollari cambiano proprio le loro caratteristiche, quindi la loro soglia di attivazione si abbassa, scaricano in maniera praticamente autonoma, indipendentemente dalla presenza o meno della stimolazione dolorosa periferica, e quindi il sistema nervoso, in poche parole, manda a memoria il dolore e percepisce il dolore come una situazione pressoché normale, esattamente come noi percepiamo di camminare, di toccare questa superficie, dicendo che è liscia e che ha determinate consistenze. Il nostro sistema nervoso manda a memoria la stimolazione. Quando il paziente mi dice io convivo con il dolore, che non è una frase proprio fatta, perché effettivamente il paziente percepisce il dolore costantemente. Questa situazione diventa, indipendentemente dall'origine del dolore in partenza, che a quel punto rimuoverla o meno, sì, certamente è opportuno muoverla, ma questo, per esempio, stiamo parlando, per esempio, qui al tavolo siamo due reumatologi. Se un'artrite è stata, diciamo, trattata tardivamente, si è cronicizzata,
Quindi anche se adesso la testa, potenza recitativa, c'è cioè una parte attiva dell'artrite, è sotto controllo, magari con la terapia istituita in una fase successiva, resta un ricordo di dolore nel paziente che può essere tranquillamente presente anche poi in una situazione di artrite completamente spenta, e che non implicherà da parte dell'erematologo, nello specifico, l'aumento, per esempio, di immunosoppressione, di cortisone, di antinfiammatori, che non servono a quel punto più o molto, ma l'utilizzazione dei farmaci che devono andare a cercare di modulare questa percezione del dolore. Quindi il dolore diventa una patologia a sé stante. E quindi ha tutta una serie di potenziali piramide di terapia con analgesici opioidi, variamente associati con farmaci che agiscono su quegli altri mediatori, abbiamo parlato del GABA, quindi tra GABA e GABA, sulla serotonina, sulla fluoxetina, e anche i cannabinoidi hanno dei recettori specifici a livello di queste vie e quindi possono avere una diciamo, utilità. Diciamo, il senso della relazione di oggi non è parlare di questo, conseguentemente io questo lo cito solamente, perché tra l'altro terapisti del dolore che potrebbero sicuramente insegnare a me quello che sto dicendo, distingo semplicemente, ma molto scolasticamente, gli oppioidi da agonisti parziali e antagonisti, che reagiscono a livello pre-postsinaptico con i recettori mu e kappa, che sono quelli sostanzialmente che determinano la propagazione del sistema nervoso dolore stimolo doloroso. Ma devo dire che quell'approccio, che è l'approccio classico, standard, al dolore neuropatico, non solo quello fibromialgico, che è un po' il paradigma, ma diciamo qualsiasi tipo di dolore neuropatico, una nevralgia epatica cronicizzata, e ne potremmo citare tanti altri, ha delle linee guida che prevedono questa tipologia di approcci. Però è ovvio che in funzione anche dell'intensità, della cronicità, si può provare a utilizzare anche approcci di tipo alternativo. A volte non funzionano, ma sicuramente si possono provare. Nelle linee guida, diciamo, internazionali, nelle linee guida canoniche, le uniche due sostanze, diciamo, non farmacologiche, che hanno un riconosciuto anche pubblicazioni importanti, per esempio la Cochrane Review, questa per esempio sono le linee guida della Mayo Clinic, sono sostanzialmente l'acido alfa-lipoico e la levocarnitina, però a determinati dosaggi. Voi sapete perfettamente che ci sono miriadi di prodotti che vi vengono presentati quotidianamente. Il dosaggio minimo a cui l'alfa-lipoico può essere, diciamo, utile nella terapia del dolore neuropatico per una serie di studi che lo hanno dimostrato è di 600 mg al giorno, e per quanto riguarda la carnitina deve essere data a 1000 mg almeno 3 volte al giorno. Questo, diciamo, è l'introduzione all'argomento della fibromialgia. La fibromialgia è, come diceva correttamente la dottoressa nel libro, una patologia estremamente frequente negli ambulatori di reumatologia, terapia del dolore, di chi si occupa di dolore geriatrico, chiunque sia. Ed è una patologia difficile. È una patologia difficile perché non esiste la fibromialgia, esistono tanti rivoli e non esiste la terapia della fibromialgia. Fibromialgia è una patologia in cui devi approcciare il paziente, agganciarlo, se ci riesci. Agganciarlo vuol dire empaticamente, il paziente deve sentirsi capito e deve capire che tu stai capendo quello che lui ti sta dicendo, perché il vissuto di queste persone è generalmente di incomprensione da parte diciamo, dell'ambiente esterno, che ritiene fondamentalmente che siano matti o che esagerino, o che stiano sostanzialmente inventando quello che hanno, anche perché il laboratorio è perfettamente negativo, non c'è un esame che indicherà un'ecografia, una risonanza, nulla che giustifichi apparentemente questo dolore, per cui come conseguenza, se non gli si spiega esattamente quello che hanno, non si spiega anche a chi gli sta intorno quello che hanno, si ritiene sostanzialmente che questa gente o si illumini, o inventi, o sia semplicemente matta. E questo ovviamente la frustrazione, la depressione di queste persone che vivono quindi questa sintomatologia in grande solitudine personale.
Ora, i criteri internazionali per la diagnosi di fibromialgia si basano sostanzialmente su due criteri. Uno è un criterio clinico. Voi vedete quei puntini sulla parte destra, si chiamano tender points, sono 19. Sostanzialmente sono i punti in cui il tendine di alcuni gruppi muscolari si va a inserire a livello dell'osso. Nel momento in cui il muscolo è costantemente contratto, sostanzialmente queste persone non rilassano la loro muscolatura mai, anche perché hanno delle alterazioni, come vedremo, con il ritmo sonno-veglia, per cui non riescono a raggiungere mai la fase del sonno e quindi non rilassano mai la muscolatura. Toccando questi punti, ma con una pressione molto leggera, queste persone letteralmente saltano in aria. Questo tipo di esame obiettivo è essenziale per poter fare la diagnosi di fibromialgia. E ci sono dei catastrofi, che devono essere almeno 7, o anche qualcosa di meno tra 3 e 6, a patto che però siano presenti gli altri sintomi che sono proprio di tipo cognitivo. Se persone vi parleranno di un sonno assolutamente deficitario, non soltanto da un punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Generalmente ti diranno che fanno 1 o 2 ore massimo di sonno, si svegliano, poi si addormentano, poi si svegliano. Questa situazione, questa ciclicità, non permette appunto il raggiungimento della fase REM del sonno ed è tipica di questi pazienti. Quindi si alzano anche dopo una notte di letto, stanchi. E quindi il secondo elemento che vi spiegheranno e vi diranno che sono sostanzialmente stanchissimi, si alzano stanchi e anche per, diciamo, banali attività quotidiane che non dovrebbero ridurre la stanchezza, una frustrazione tale, loro invece vi diranno che sono distrutti. E che quindi non riescono a fare, in questo momento di grande frustrazione, quindi il terzo elemento, cioè la depressione. Loro sono tendenzialmente depressi. Sono primitivamente, alcuni hanno anche componenti proprio di franca depressione. Infatti, come vi dicevo, non è una patologia semplice, non è che si possa dire a tutti, è una patologia abbastanza complessa. Quindi alcuni hanno proprio aspetti fisicamente psichiatrici, ma altri sviluppano piano piano un discorso di tipo depressivo. Proprio perché sviluppano questa sintomatologia non compresa e vanno avanti girando ambulatori per anni, arrivano generalmente con controlli, non sto scherzando, controlli di accertamenti con 250 risonanze magnetiche, esami di tutti i tipi possibili e immaginabili e con diagnosi improbabili che sono state portate avanti in anni vari. Queste, diciamo, sono le caratteristiche. Altri elementi fondamentali che fanno parte dei criteri diagnostici sono il mal di testa, il classico mal di testa che parte dalla base dell'occipite, si dice cefalea del retto frigido, che loro tendono ad avere proprio una sorta di calotta che li stringe e che gli determina un dolore a porta sottostante. L'altro elemento fondamentale hanno difficoltà a mantenere la concentrazione, quindi spesso hanno la cosiddetta frog, nebbia, cioè il galleggiamento della testa, non riescono sostanzialmente a focalizzarsi sul lavoro e anche sulle mansioni quotidiane, quindi anche, diciamo, la persona che non lavora generalmente ha difficoltà a portare avanti anche le mansioni della sua quotidianità. Queste caratteristiche, diciamo, e anche il collo inguidabile, sono gli elementi che permettono poi di fare con uno scopo determinato la diagnosi. La patogenesi di questa patologia è studiatissima, non esiste un meccanismo solo, ce ne sono diversi. È una patologia, peraltro, come dice questo lavoro americano molto interessante, spesso anche diagnosticata male, cioè nel senso, questi sono database assicurativi americani, medici di famiglia che avevano fatto diagnosi di fibromialgia, ecco, del 100% dei pazienti con diagnosi di fibromialgia, il 73% non raggiungeva i criteri per la diagnosi di fibromialgia. Quindi è una diagnosi spesso abusata. E ciò non di meno, anche se sono dei pazienti, come dire, non proprio esattamente fibromialgici, ma comunque con questo dolore neuropatico, fibromialgia like, in realtà poi in termini pratici la loro perdita di capacità lavorativa, quindi diciamo le implicazioni che quella fibromialgia normalmente ha nella vita di questi pazienti erano sostanzialmente analoghe. Quindi anche se non incontra perfettamente i criteri diagnostici della fibromialgia, comunque questa tipologia di pazienti con questo tipo di dolore neuropatico necessita per forza di trattamento. Come dicevo, la patogenesi è estremamente complessa, si parla di somatizzazione centrale, che è quello più o meno che vi ho detto, sono stati studiati per esempio i recettori a livello encefalico dell'glutamato,
o altre tipologie, c'è sicuramente un'alterata produzione di sostanza P deficitaria, e quindi questo determina la perdita di quelle che sono le vie dell'analgesia inferiore. Sono state chiamate in gioco, e ci sono evidenze scientifiche, di uno stato infiammatorio immunomediato, quindi a base di citochine come l'interleukina 6, TNF-alfa, che ne sono abituati a pensare nell'ambito degli artriti. Chiaramente non stiamo parlando di quel tipo di produzione di queste citochine, perché non stiamo parlando di una patologia infiammatoria, ma uno stato neuroinfiammatorio cronico effettivamente è presente. Così come l'elemento forse patogenetico più rilevante un giorno è lo stress ossidativo. Infatti queste persone presentano sostanzialmente un'aumentata produzione di radicali dell'ossigeno e quindi una aumentata presenza di stress ossidativo. C'è sicuramente una predisposizione genetica. Un elemento che mi preme importante sottolineare è l'alterazione della risposta allo stress dell'asse ipotalamo-ipofisi sul bene. Queste persone hanno alterazioni del ritmo del cortisolo. Il cortisolo, sapete perfettamente, viene prodotto durante la notte, intorno all'1:30 del mattino, nella fase REM. Chiaramente avendo un'alterazione del sonno, queste persone hanno un'alterazione dei ritmi del cortisolo che sono generalmente deficitari. Questo determina che soprattutto nel post-prandiale queste persone vi riferiranno che hanno un down, cioè proprio gli si chiudono gli occhi, hanno un'astenia profondissima nell'immediato post-prandiale. E questo è un altro elemento tipico di queste della patogenesi di queste patologie. Come vi dicevo, c'è nel 60% dei casi una franca situazione di tipo psichiatrico depressivo, ma comunque anche in assenza di questo c'è comunque sempre, questo è proprio un elemento caratterizzante la patologia, il microfono dovrebbe essere acceso, no? Lo avvicino un attimo. Mi sente meglio adesso? Ok, grazie. Quindi stavo dicendo, ci sono sempre alterazioni del ritmo sonnoveglia, soprattutto, come vi dicevo, più che da un punto di vista quantitativo, da un punto di vista qualitativo e della continuità del sonno. Qui ci sono anche descritto alcune operazioni di tipo elettroencefalografico. Questo è il meccanismo centrale della sensibilità. Quanto all'importanza, questo perché poi può avere delle implicazioni di tipo terapeutico, delle alterazioni dell'asse ipotalamo ipofisi sul rene, risposto solamente un paio di articoli che sono stati fatti, per esempio queste sono donne in fase polifonale rispetto alla fibromialgia e panica di sindrome, fronte di soggetti sani, sempre di sesso femminile pari età e con caratteristiche analoghe, presentavano sostanzialmente come alterazione rispetto ai soggetti sani essenzialmente i dosaggi di cortisolo che erano significativamente bassi. Addirittura questo studio asiatico ha trovato addirittura un cutoff più o meno di 9 come dosaggi di cortisolomina e di 123 come dosaggio dell'equilibrio di aldosterone, che è sostanzialmente un derivato, e i deficit di cortisolo e di dell'equilibrio di aldosterone tendono a predire lo sviluppo di fibromialgia, quindi caratterizza, e questa è un'indiretta conferma dell'importanza di questa operazione dell'asse totale di ipotesi super nella patogenesi. Ribadisco questa cosa, la dico perché poi può avere delle implicazioni dal punto di vista. Poi ci sono altri meccanismi, per esempio, come dicevo, le fibre periferiche che scaricano in una maniera anomala, ed è stato dimostrato che sia le fibre C che le fibre A hanno alterazioni, cioè iperstimolazioni per sodio molto basse. Poi c'è la componente difficile anche da definire da un punto di vista scientifico, che è quella della sensibilizzazione psicosociale. È un dato di fatto che questi pazienti di solito vivono in ambienti psicosociali
di minore scolarità, di situazioni anche economiche più disagiate, e conseguentemente c'è questo, e poi si trovano gruppi familiari, madre e figlie, tutte affette da fibromialgia, non perché ci sia una, perché non è dimostrato, una ereditarietà genetica mendeliana, ma perché vivere in un ambiente dove sostanzialmente si percepisce costantemente questa ansietà, queste alterazioni del sonno, tende ad amplificare anche nei soggetti più giovani e a predisporre allo sviluppo della stessa sintomatologia. Questa si chiama sensibilizzazione inconsapevole. Ora, in un panorama così complesso, le linee guida internazionali parlano fondamentalmente come uniche medicine che abbiano sostanzialmente un riscontro scientifico gli inibitori del GABA, quindi soprattutto il pregabalin, e gli inibitori, i farmaci che agiscono sostanzialmente sulla serotonina, e più di tutti sicuramente la duloxetina. E i dati a supporto dell'efficacia nella fibromialgia di questi farmaci sono assolutamente chiari e noti, così come altrettanto assolutamente chiaro e noto a chi se ne occupa è il fatto che i pazienti spesso rifiutino questo tipo di terapie, alcuni a priori perché la duloxetina è comunque un antidepressivo, e se non gli si spiega che si sta cercando di lavorare sulla terapia, sul tasso di cui abbiamo parlato, del dolore, sulla centralizzazione del dolore, il paziente interpreta fondamentalmente che gli si sta dando del depresso, si sente sostanzialmente snobbato e non parte neanche con la terapia. Altresì, anche quando la cominciano, questi farmaci non sono semplicissimi, hanno una serie di effetti collaterali, conseguentemente spesso il paziente anche tenta l'approccio, soprattutto se l'approccio non è graduale, con pregabali magari da 25 a salire molto lentamente, si parte subito con 75/2, il paziente si stufa e smette automaticamente di fare questa terapia. Conseguentemente sì, i farmaci ci sono, ma altrettanto è complicato portare avanti questa terapia, c'è un altissimo tasso di discontinuazione della stessa. Allo stesso tempo, questo lavoro interessante che ho trovato, che prendeva la stessa casistica di circa 200 pazienti affetti da fibromialgia e faceva lo stesso tipo di questionario nel 2003 e nel 2017. E voi potete vedere che tutti i trattamenti di tipo omeopatico, naturale, tra il 2003 e il 2017 hanno un boom di utilizzo. Cioè, in altre parole, negli ambulatori di un reumatologo o di un terapista del dolore, di questo tipo di argomentazioni, perché io quando se ne parlava con il mio ex primario con Anima, era come se mi avessero fatto vedere Satana, per cui assolutamente già lui non sopportava gli occhi, ma ho parlato di medicina naturale, erano tutte fesserie. Ora, questi tempi sono cambiati, cioè questi pazienti vogliono, leggono, anche troppo, internet è pericolosissima, conseguentemente arrivano già con delle idee, spesso non proprio chiarissime e a volte anche sbagliate, quindi bisogna essere in grado di rispondere a questi pazienti, perché oramai a qualsiasi fascia di età, vedete, i più giovani, ma anche i più anziani, si rivolgono sempre di più a medicine, diciamo, alternative, e conseguentemente di queste medicine bisogna sapere e bisogna saper dire, perché altrimenti il paziente va da un'altra parte perché vuole interagire con medici che sappiano parlare anche di questo tipo di interruzione. E allora, andiamo a vedere che cosa ci dice fondamentalmente la letteratura. Come agiscono, poi magari entriamo nello specifico, questo tipo di approcci. Abbiamo detto, ecco perché ho fatto la premessa, patogenetica un po' pesante, che uno degli elementi fondamentali è lo stesso ossidativo. Quasi tutte le terapie agiscono in senso antiossidativo. Quindi è molto importante l'azione antiossidativa. La riduzione dei radicali dell'ossigeno, perché i radicali dell'ossigeno sono uno degli elementi che attiva la via cronica del dolore. Abbiamo parlato però anche di una situazione a bassa intensità di tipo immuno-infiammatorio. Ed effettivamente queste sostanze sono assolutamente inadeguate per il trattamento di patologie infiammatorie maggiori.
si può trattare con questa, con questi farmaci anticorpori o una patologia di questo. Ma in questa situazione, a bassa intensità, di tipo immuno-infiammatorio, hanno un ruolo e alcuni servono anche a produrre, a indurre, a dare energia a questi pazienti che ne hanno tanta. Entrando un po' più nello specifico, una dieta povera di glutamato, proprio perché attiva di meno i recettori NMDA, potrebbe essere un aiuto, così come la riduzione dei cosiddetti FODMAP, che sono tutta una serie di cibi che sono assunti alla diciamo, una certa quale importanza nello studio del coronavirus e di tutta una serie di patologie intestinali che sono collegate con la problematica problematica. E quindi diciamo la riduzione di questi del consumo quotidiano di questi cibi può avere un ruolo, così come l'aumento invece di sostanze nefrotrofiche, come la vitamina B12 e tutta la B9, di sostanze antiossidanti come la C, del magnesio, che ha un'azione diciamo sia sulla riduzione della produzione di sostanza P e sull'antagonismo nei confronti dei recettori centrali NMDA. L'aumento del triptofano, che è il precursore della serotonina, quindi può aumentare il livello di serotonina, certo non sarà mai una diloxetina, ma il triptofano può essere sicuramente molto più tollerato, utilizzato con continuità e qualità. Così come ci sono parecchie evidenze oramai con la vitamina D ad alti livelli, ad alti dosaggi, quindi concentrazioni seriche di almeno 60-70 di vitamina D servono a migliorare tanto dal punto di vista dell'atrofismo muscolare, ma anche proprio per un'azione di tipo immunomediato, il dolore di questi pazienti, così come il ritmo sonnoveglia, almeno parzialmente, può essere agevolato dall'utilizzo di melatonina, e infine, come antiossidante particolarmente efficace, il coenzima B. Queste indicazioni affondano in studi. Premessa generale, sono studi oggettivamente, in consessi medici, diciamo, come dire, ufficiali, subito etichettati come studi abbastanza deboli, casistiche relativamente piccole, follow-up relativamente brevi. D'altro canto non è facile fare con integrazione degli studi dei trial come quelli che ci sono, diciamo, per i farmaci. Tra l'altro la regolamentazione della integrazione in Italia è quantomeno discutibile. Apro e chiudo parentesi, passando da un problema a un altro, per l'artrosi si sa perfettamente che i dosaggi di glucosamina solfato necessari e diciamo significativi sono di 1500 mg al giorno, di glucosamina solfato 1200 mg al giorno. Chi vuole fare integrazione con quelle molecole in Italia non può all'interno dell'integratore mettere più di 500 mg. Se io ne devo dare 1500, devo dare questo integratore al giorno, quindi con costi assolutamente demenziali. Darlo a 500 mg non serve per l'azienda fare un trial e quindi possono commercializzare il prodotto non funziona. Li portano a documentazioni inerenti 1500 di glucosamina, il prodotto 500. Questa è la legge italiana. Quindi anche fare diciamo una trialistica seria su una situazione come diciamo questa è abbastanza complicato. E al netto però di questo possiamo dire che i dosaggi di 50.000 unità al giorno con il calciferolo sono il dosaggio ovviamente settimanale, 50.000 unità, quindi è un po' di più di quello che normalmente vediamo, 50.000 si danno volte al mese per l'integrazione con io al limite 25.000 di pulci. Qui non stiamo dando cosa per la parte del vitamina C, non stiamo supplementando, stiamo cercando di utilizzare quindi la vitamina D con un'azione diciamo di tipo terapeutico e quindi 50.000 unità una volta a settimana sembrerebbe il dosaggio che anche in termini di miglioramento della VAS, della fatica, sono quelli che servono diciamo maggiormente. Un altro diciamo elemento che volevo sottolineare è che ci sono dei dati sul magnesio citrato soprattutto,
non ci sono dei dati, probabilmente sono abbastanza dubbi sull'utilizzo dei probiotici. Questo è abbastanza semplice perché sapete perfettamente che il microbioma è estremamente soggettivo, è difficile dare, diciamo, dei probiotici in cura a tutti e pensare di poter avere un miglioramento generalizzato. Mentre invece per quanto riguarda l'olio di oliva, sia pur in, ha un'azione, l'olio di oliva ovviamente è crudo, ha un'azione antiossidante dimostrata. Quindi nell'ambito dei consigli dietetici che noi vogliamo dare ai nostri pazienti a scopo di avere una dieta antiossidante, l'eliminazione del burro, l'eliminazione dell'olio di cottura e invece l'utilizzo sempre di più dell'olio a crudo, quindi classica tradizione mediterranea, sicuramente ha un'azione importante. Altrettanto interessante è la dieta dal punto di vista proprio della limitazione di talune sostanze. Per quanto le casistiche siano oggettivamente modeste, la limitazione dell'utilizzo del glutine sembra avere una efficacia sui sintomi fibromialgici, così come in generale le diete di tipo vegetariano, addirittura alcune ci sono anche degli studi con dieta addirittura vegana più stretta, sembrano comunque rispetto alla dieta onnivora determinare dei miglioramenti dello stress, soprattutto dello stress ossidativo e quindi della performance da parte di questi pazienti, così come anche l'utilizzo, diciamo, di diete di tipo ipocalorico. Ora, torno a dire, stiamo parlando sempre di casistiche abbastanza limitate per anche di durata, perché sono 3-6 mesi. Però, siccome il paziente ve lo chiede, fermo restando che non esistono, come dire, tra le manesimi, quindi non è che ha tutti a tappeto, basta che hanno la fibromialgia, gli togliamo automaticamente il glutine e gli facciamo diventare vegani. Però, sicuramente, se il paziente vuole fare delle prove producendo determinati cibi, le carni rosse, i formaggi stagionati, alcuni cibi acidi come il pomodoro, e ridurre un pochino la quota di glutine, potrebbe verificare dei vantaggi e poi si rende conto quando la introduce di cibi che invece sente del glutine. Il paziente può, in un certo senso, guidato dal medico, senza fare errori alimentari e diciamo, terapie troppo aggressive, può però cercare di orientare la dieta nell'ordine di un'azione antiossidante soprattutto e quindi migliorativa. Un altro elemento importante è quello della strategia. Prima avevo parlato di microbioma, ho voluto portare l'unico studio, diciamo, serio che è stato fatto sul microbioma e dice che ancora non è microbioma non è detto. Per cui pazienti con fibromialgia, pazienti senza fibromialgia, stesso questionario sull'alimentazione, sostanzialmente non fanno alimentazioni differenti e però hanno sintomatologie completamente differenti. Quindi non sembrerebbe che il tipo di dieta, almeno tramite il microbioma, incida più di tanto. Diciamo che il microbioma è ancora qualcosa che noi stiamo studiando e che probabilmente nel tempo diventerà l'elemento su cui anche le malattie più importanti, comunque di tipo infiammatorio, agiremo, ma al momento non sappiamo come farlo. Invece ci tenevo a farvi un'ultima postilla sulla fosfatidil serina. La fosfatidil serina è un regolarizzante del ritmo del cortisolo. Infatti potete vedere come in questa casistica di circa 124 pazienti randomizzati a ricevere placebo 200-400 mg al giorno di fosfatidil serina, la risposta allo stress, la risposta acuta allo stress, menzionata sia in termini di CTA che di valore di cortisolo salivare e del siero, era sicuramente migliorata dalla somministrazione quotidiana di 400 mg di fosfatidilserina.
dato compreso anche in quest'altro lavoro pubblicato su Stress, dove addirittura si usavano 200, 400, 600, 800 mg, in realtà 400 mg di fosfati di serina in questi pazienti sottoposti appunto a stress acuto, dimostrava una migliore reattività misurata con la CTH e con il cortisolo salivare e siero. Quindi, in altre parole, integrare la fosfati di serina in pazienti con fibromialgia, con un'alterazione abbastanza spesso documentata del ritmo del cortisolo e dell'asse totale di fosfati sovente, può essere migliorativo per appunto la risposta allo stress. Io quindi ho concluso e vi ribadisco, diciamo, messaggi importanti. Sicuramente il dolore neuropatico, in particolare la fibromialgia, hanno una patogenesi estremamente complessa e quindi non può essere assolutamente generalizzata e banalizzata. Non esiste il paziente fibromialgico standard, ma ogni singolo approcciato con un diciamo possibile, più precocemente possibile, perché il valore dell'integrazione aumenta notevolmente se il paziente non si è fatto 10 anni di ambulatorio in destra e sinistra prendendo farmaci anche di tipo, se ha già provato opioidi, diloxetina, pregabalin, è difficile agganciarlo con l'integrazione. Se una diagnosi precoce e soprattutto un soggetto giovane motivato, l'integrazione invece può avere risultati anche piuttosto soddisfacenti. Via convenzionale esiste, è efficace, ma sicuramente è poco tollerabile a cercare dai pazienti, i nutraceutici, la dieta sicuramente sono un elemento di supporto nelle diciamo terapie classiche, perché comunque permettono di ridurlo, di migliorare, di utilizzare la risposta, e possono essere un'alternativa in coloro che non hanno. E gli elementi che hanno, diciamo, un minimo di letteratura in più sono l'alcalipoide, la cefirma medica, il magnesio, il denatino, il DHC, la melatonina, la fosfati di serina e le diete povere di glutine, di FODMAP e più tendenzialmente che ci vogliamo. Grazie.